Un centinaio di attori e comparse ad una macchina organizzativa che ha coinvolto decine di volontari. Ognuno, insomma, ha messo il proprio mattoncino per la riuscita del presepe vivente che ieri sera ha coinvolto la comunità di Rocca di Caprileone. Un appuntamento organizzato dalla parrocchia Maria Santissima del Rosario e che ha trasformato Rocca in un grande palcoscenico per una rappresentazione itinerante della Natività. Sotto la guida di Lidia Armeli, che ha curato la regia ed ha arrangiato il testo, tutti gli attori in costume d'epoca si sono mossi da piazza Gepi Faranda a piazza Mattarella, dove è stata allestita la scena più importante con la grotta e numerose botteghe per le attività dell'epoca. Prima i passaggi dei luoghi in cui sono state allestite le scene del viaggio di Gesù e Maria con un asinello verso Betlemme per il primo censimento voluto da Augusto. Un viaggio accompagnato dalle interpretazioni degli attori, dalla voce di due narratori e dai brani musicali interpretati da Elisa Vasi e Flavia Di Pane. Suggestivo l'arrivo dei magi a cavallo ed il momento della nascita di Gesù con la presenza del piccolo Giorgio Giuseppe Ioppolo. Ma l'evento ha avuto anche una grande importanza sociale per Rocca, mettendo insieme giovani ed adulti e superando ogni tipo di divisione per la riuscita della serata.